La testimonianza di Alice. Presente! Gridò Alice, dimenticandosi, eccitata com'era, quanto fosse cresciuta negli ultimi minuti. Scattò dunque in piedi così precipitosamente che con un lembo della gonna investì il banco dei giurati e questi furono proiettati in mezzo alla sala, dove rimasero conficcati a testa in giù nel pavimento. Il fatto richiamò alla mente di Alice un incidente occorsole la settimana prima, quando aveva rovesciato una vaschetta di pesci rossi. «Oh, mi dispiace proprio!» esclamò costernata e prese a raccattarli più in fretta che poteva. Sempre pensando ai pesci rossi, le pareva che se non li avesse raccolti subito e subito rimessi nel loro banco, sarebbero certamente morti. «Il processo non può continuare», disse il re gravemente, «finché tutti i giudici non saranno ritornati al loro posto, tutti!» sillabò guardando Alice severamente. Alice diede allora un'ultima occhiata al banco dei giurati e si accorse che nella fretta aveva messo il ramarro a testa in giù e il poverino stava melanconicamente agitando la coda. Si affrettò allora a rimetterlo in posizione naturale. «Non che abbia una grande importanza», commentò però tra sé. «Per il processo sarà proprio lo stesso se un simile giurato starà in una posizione o nell'altra». Appena i giurati si furono un po' rimessi dallo spavento della caduta ed ebbero ritrovato i gessetti e le lavagne, si misero a registrare diligentemente la cronaca dell'incidente, tutti meno il ramarro, che era troppo occupato a fissare il soffitto con la bocca aperta. «Cosa ne sai tu di questo affare?» chiese il re ad Alice. «Niente», disse Alice. «Proprio niente?» insisté il re. «Proprio niente», confermò Alice. «Questo è di grande importanza», disse il re rivolto alla giuria. I giurati avevano già cominciato a registrare il fatto quando il coniglio bianco interruppe. «Non importante, Vostra Maestà intende dire naturalmente», sussurrò con molto rispetto, ma nello stesso tempo ammiccandolo e facendo le boccacce. «Non importante, intendevo naturalmente», si affrettò a dire il re e si mise a ripetere tra sé «importante, non importante, importante, non importante», come per vedere quale delle due parole suonasse meglio. Una parte dei giurati scrisse così «importante» e una parte «non importante». Alice poté vederlo con i suoi occhi perché era abbastanza vicina da sbirciare nelle lavagne. «Tanto è lo stesso», pensava. In quel momento il re, tutto compreso fino a quel punto a scrivere qualcosa nel suo taccuino, gridò «Silenzio!» e lesse quel che aveva scritto. «Articolo 42. Tutte le persone più alte di un miglio devono lasciare l'aula». Tutti gli sguardi si puntarono su Alice. «Ma io non sono alta un miglio!» protestò lei. «Sì, lo sei!» replicò il re. «Quasi 2 miglia!» aggiunse la regina. «Bene, io però non me ne andrò in nessun caso», disse Alice. «E oltre a ciò, questo non è un articolo regolare, l'avete inventato in questo momento». «È l'articolo più antico, invece», protestò il re. «Se fosse così, dovrebbe portare il numero 1», ribatté Alice. Il re impallidì e agitò il taccuino. «E mettete il verdetto!» gridò alla giuria con voce tremante. «Le prove più probanti devono essere ancora esaminate, Vostra Maestà», intervenne il coniglio bianco concitatamente. «Proprio ora è stato rinvenuto questo documento». «E che cosa contiene?» si informò la regina. «Non lo abbiamo ancora aperto», rispose il coniglio bianco, «ma ha tutta l'apparenza di essere una lettera del prigioniero diretta a qualcuno». «Deve essere proprio così», approvò il re, «a meno che non sia diretta a nessuno, il che non è nell'uso comune». «A chi è indirizzata?» chiese un giurato. «Non ha indirizzo», disse il coniglio bianco. «Sulla busta non c'è scritto niente». Intanto la perse e aggiunse: «Non è propriamente una lettera, sono dei versi». «È la scrittura del prigioniero?» chiese un altro giurato. «No», rispose il coniglio bianco. «E questa è una cosa stranissima». La giuria appariva perplessa. «Forse ha contraffatto la calligrafia di un altro», propose il re. La giuria si rianimò. «Mi perdoni, Vostra Maestà», intervenne a questo punto il fante, «ma io non ho scritto quella lettera e nessuno può provare che io l'abbia fatto, non c'è la firma in fondo». «Se non l'hai firmata», disse il re, «la cosa si complica e si aggrava. È evidente che avevi delle cattive intenzioni, altrimenti avresti firmato come avrebbe fatto un qualsiasi galantuomo».
Scoppiarono nutriti applausi a queste parole. Erano le più intelligenti che il re avesse pronunciate in tutta la sua giornata. «Questo prova la sua colpa», disse la regina. «Cosa aspettate ancora per tagliargliela?» «Ma non prova proprio nulla!» Non poté trattenersi dall'esclamare Alice. «Se non sapete nemmeno di che cosa parli la poesia!» «Leggila!» ordinò il re. Il coniglio bianco inforcò gli occhiali. «Di dove devo cominciare, vostra maestà?» chiese. «Principia dal principio», suggerì il re gravemente, «e vai avanti fino alla fine, solo allora fermati». E il coniglio bianco lesse nel silenzio generale. «Mi han detto che da lei ti sei recato e che hai fatto il mio nome anche con lui, che lei ti disse bene del mio genio, ma notò pure che non so nuotare. Ed egli aggiunse che non sono andato, or ben si sa che il fatto è proprio vero, ma se ella insiste nella sua versione, io mi domando come andrà a finire. A lei ne ho data una, e lor ne han due, tu ce ne desti tre e non so quante, or ritornan tutte da lui, per quanto prima fossero tutte mie. Se lei e io dovessimo finire, implicati un bel giorno nell'affare, c'è necessario lui per liberarlo, esattamente come prima è stato. Sapevo bene che tu c'eri in mezzo, prima che a lei venisse quell'attacco, un ostacolo sorto impreveduto, tra lui e noi, il piano architettato. Però non dirgli che lei è al corrente, deve essere questo il nostro gran segreto, un patto stipulato per la vita che leghi tutti voi al mio volere». «Questa è la testimonianza più importante che abbiamo udito finora», esclamò il re fregandosi le mani. «Adesso finalmente la giuria può...» «Se qualcuno sapesse spiegarmene il senso...» Lo interruppe Alice, che era cresciuta talmente negli ultimi minuti da non avere ormai più paura di nessuno. «Gli darei mezza lira. In quella poesia non vi è un atomo di significato». La giuria trascrisse l'interruzione parola per parola. «Lei dice che non vi è un atomo di significato». Ma nessuno dei giurati tentò di spiegare la poesia. «Se non ha senso», disse il re, «ci libera da un mare di preoccupazioni, perché non ci sarà bisogno di cercarlo. Ma non so», riprese, spianando il foglio sulle ginocchia e guardandolo con la coda dell'occhio. «Mi sembra che un qualche senso l'abbia dopo tutto, ma notò anche che non so nuotare. Tu non sai nuotare, eh?» chiese rivolto al fante. Il fante scosse il capo tristemente. «Forse l'aria di saper nuotare?» E certamente non l'aveva, già che era tutto fatto di cartoncino. «Bene, andiamo a gonfie vele», disse il re, e si rimise a rimuginare i versi. «Or ben si sa che il fatto è proprio vero. Questo è per la giuria, ma se ella insiste nella sua versione, questa deve essere la regina. Io mi domando come andrà a finire, anch'io me lo domando. A lei ne ho data una e lor ne han due, qui si parla di tortelli, non c'è dubbio». «Ma continua, o ritornan tutte a te da lui», disse Alice. «Ed eccoli lì», esclamò il re trionfante, indicando i tortelli sulla tavola. «Non c'è nulla di più chiaro, e poi, prima che a lei venisse quell'attacco». «Mai che tu abbia avuto un attacco di bile, vero mia cara?» chiese il re alla regina. «Mai!» gridò la regina infuriata, tirando nel frattempo un calamaio al ramarro. La povera bestia aveva smesso di scrivere sulla lavagnetta col dito perché si era accorta che non lasciava traccia, ma ora ricominciò in fretta, intingendo il dito nell'inchiostro che gli colava dal musino. «Queste parole dunque non attaccano te», disse il re, volgendo intorno uno sguardo soddisfatto. Non vi fu nessun commento. «È un gioco di parole», disse ancora il re in tono risentito, e tutti risero. «Che la giuria pronunci il verdetto», intimò il re per la centesima volta nella giornata. «No, no», si interpose la regina. «La sentenza prima, il verdetto poi». «Ma qui è un vero manicomio», sbottò Alice. «Che idea chiedere prima la sentenza?» «Tu tieni la lingua a posto», strillò la regina diventando tutta rossa. «Neanche per sogno», replicò Alice. «Tagliatele la testa», urlò la regina, ma nessuno si mosse. «Credete che qualcuno abbia paura di voi?» disse Alice, che intanto era cresciuta fino a riacquistare la sua altezza naturale. «Non siete che un mazzo di carte». Allora tutto il mazzo si sollevò in aria e si mise a volteggiarla intorno in maniera poco rassicurante. Alice emise un gridolino, metà per la rabbia e metà per la paura. Cercò di respingere le carte, tutta agitata,
e si risvegliò sull'argine, con la testa in grembo alla sorella che stava delicatamente togliendole dalla faccia alcune foglie cadute da un albero. «Svegliati, Alice», disse la sorella. «Quanto hai dormito?» «Oh, che strano sogno ho fatto!» esclamò Alice e si mise a raccontare, come se le ricordava, le straordinarie avventure che voi avete appena finito di leggere. Quando ebbe appena terminato, la sorella le baciò e disse: «È stato davvero uno strano sogno, ma ora corri a far merenda, è tardi!» Alice si alzò e corse via, e pur correndo non poteva fare a meno di ripensare al suo meraviglioso sogno. Ma la sorella di Alice rimase a fissare pensosa il tramonto, con la testa appoggiata al palmo della mano. Pensava alla piccola Alice e alle sue straordinarie avventure, finché anche lei si addormentò e cominciò a sognare. Sognò della piccola Alice con le manine posate sulle sue ginocchia mentre narrava e gli occhi splendenti fissi nei suoi. Risentiva il suono argentino della sua voce e rivedeva il piccolo scatto con cui ricacciava indietro i capelli che insistevano a ricaderle sugli occhi. E mentre riviveva la scena, ecco che tutto il luogo intorno si popolò delle strane creature che Alice aveva sognate. L'erba alta frusciava sotto le zampine del coniglio bianco che avanzava frettoloso. Il topo spaurito cercava di uscire dal lago di lacrime. Poteva anche udire l'acciottolio delle tazze da tè della lepre marzolina durante l'interminabile merenda con i suoi amici e l'acuta voce della regina che ordinava l'esecuzione dei suoi disgraziati ospiti. Il bambino porcellino della duchessa le starnutiva sulle ginocchia, mentre piatti e vassoi si infrangevano intorno a lei. Ancora, risuonò l'urlo del grifone, lo stridio del gessetto del ramarro, l'applauso dei porcellini d'India ridotti al silenzio, misto ai lontani singhiozzi della misera finta tartaruga. Così, rimase a occhi chiusi, immaginandosi nel paese delle meraviglie, pur sapendo che se li avesse riaperti, tutto quel mondo meraviglioso avrebbe ripreso il suo aspetto reale. L'erba si sarebbe piegata al passo del vento, nel laghetto sarebbero frusciate le canne, l'acciottolio delle tazze da tè si sarebbe mutato nello scampanio di un gregge, gli acuti strilli della regina nella voce di uno sparuto ragazzo che passava nel viottolo accanto, e gli starnuti dei bambini, gli urli del grifone e tutti gli altri strani suoni si sarebbero mutati nel confuso clamore di un'affaccendata fattoria che sorgeva ai margini del bosco, mentre i muggiti di alcune mucche pascolanti si sarebbero sostituiti agli strazianti singhiozzi della finta tartaruga. Infine, cercò di immaginarsi la sorellina cresciuta, divenuta donna, e si chiese se avrebbe conservato, dopo tanti anni, il cuore semplice e affettuoso della sua infanzia. La vide attorniata da tanti bambini, con gli occhi spalancati all'udire gli straordinari racconti della loro mamma, magari il sogno del paese delle meraviglie di tanto tempo prima. Una mamma che avrebbe saputo partecipare ai loro semplici dolori e alle loro semplici gioie, in memoria della sua infanzia e del fulgido tempo d'estate.